È iniziato il tempo della Quaresima, un tempo particolarmente forte per la vita della Chiesa. E quest'anno purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi dovuti all'ordine pubblico, dovuti alla sicurezza, dovuto alla possibilità del contagio del coronavirus. Con sofferenza tutte le diocesi del Cuneese hanno chiesto la sospensione delle attività catechistiche, delle riunioni varie e una sospensione delle messe nei feriali. Siamo in attesa di nuove indicazioni che arriveranno a fine settimana circa il proseguimento di queste norme e noi dobbiamo sottostare a quanto ci viene detto dall'autorità di pubblica sicurezza e dalle autorità regionali. Questo significa che le chiese rimangono aperte, tutte le chiese, aperte per la possibilità della preghiera personale che deve essere particolarmente forte in questo periodo, come sono a disposizione tutti i sacerdoti, eventualmente per colloqui privati. In questo momento però siamo veramente in attesa. Io spero che questa situazione si possa risolvere al più presto, ma non mancheremo appunto di dare delle indicazioni attraverso i nostri canali, attraverso i sacerdoti, attraverso i parroci, di modo che sia evidente, ecco, la nostra posizione. Ciò che conta, sono convinto, sia vivere questo tempo di grazia in un vero spirito di preghiera, di penitenza e di carità, come appunto avrebbe indicato la parola di Dio del mercoledì delle ceneri. Abbiamo bisogno certamente di essenzialità nella nostra vita e ognuno di noi può fare anche un po' un esame di coscienza sul proprio modo e sul proprio stile di vita. Abbiamo bisogno di aumentare la preghiera per essere in sintonia con Dio e abbiamo bisogno anche che la nostra carità sia autentica, sia vera, sia segnata proprio dall'attenzione verso coloro che fanno più fatica e verso le persone che noi incontriamo, che devono essere sempre messi al primo posto. In questa prospettiva auguro a tutti buona Quaresima e certamente avremo modo poi anche di confrontarci preparandoci bene alla Pasqua.